non possiamo nascondere che il problema della casa abitare a Milano c'è, ma non ce l'ha solo Milano, ce l'ha tutta la Lombardia. Quindi noi crediamo che questa è l'occasione per discutere e valutare le linee che il Comune proporrà, però noi da questo vogliamo essere molto chiari. Bisogna ritornare a investire sulla casa di edilizia sociale per i lavoratori. Noi l'abbiamo lanciato come idea di un piano casa lavoratori per Milano e per la Lombardia. Vogliamo sperare che oggi si affrontino dei temi come la cooperazione, valorizzare tutte le iniziative di cooperazione, il recupero e la valorizzazione degli immobili oggi di edilizia sociale che sono dismessi e quindi dovrebbero essere messi in funzione. Oggi abbiamo una situazione drammatica. Le persone scappano da Milano, ma scappano i lavoratori, il ceto medio scappa da Milano. Noi dobbiamo recuperare queste figure perché sono le figure che operano all'interno dei nostri enti, INPS, INAI, Tribunale, servizi pubblici, e quindi noi dobbiamo fare delle scelte politiche che guardano una visione dei prossimi 10 anni. E la rigenerazione urbana deve essere vista per un miglioramento alla collettività, perché non può essere solamente grattacieli. Lei ha idea di quante case servono effettivamente in questa rigenerazione urbana, in questo housing sociale, di quante ne avrebbe bisogno Milano e la sua platea di lavoratori? Ma se noi pensiamo che oggi ci sono, dicono i numeri, lo dice il sindacato, che ci sono 20.000 immobili in tutta la Lombardia sfitti di edilizia pubblica e residenziale, noi crediamo che ci vogliono almeno altri 25.000 immobili messi a disposizione dai lavoratori, perché questa fuoriuscita che ha avuto il ceto medio da Milano e oggi diventerà difficile andare a recuperare. C'è gente che si sposta e cambia, si è spostata e cambia due mezzi pubblici per lavorare a Milano. Ecco, noi questo lo dobbiamo recuperare. Dico 25.000, ma magari potrebbero essere anche 30.000, ma noi dobbiamo pensare che dobbiamo dare alla collettività delle risposte. Grazie. Posso una cosa? C'è anche il tema degli sfratti per morosità molto aumentati in Lombardia. Allora, il tema degli sfratti per morosità è un problema grosso. Attenzione che gli sfratti per morosità sono spesso incolpevoli, persone che non riescono a pagare l'affitto e sono purtroppo non possono avere la casa. E questo significa che non possono pagare l'affitto perché sono dei problemi di salario, ma c'è un problema dei costi. C'è una speculazione sugli affitti anche. Ecco, anche su questo io credo che non è un PGT che può affrontarlo. Il PGT lo può affrontare con una visione dei prossimi anni. Ma noi dobbiamo intervenire, il Comune deve anche intervenire su questa situazione drammatica che c'è sulla speculazione degli affitti, perché molti lavoratori non possono pagare l'affitto perché i costi sono evitati, cioè non è possibile una stanza a 750 euro al mese per un lavoratore o per uno studente. Sicuramente serve a Milano una possibilità di costruire case che possano essere utilizzate dai lavoratori, perché nel tempo è cambiato moltissimo la toponomastica della città, come è cambiato anche moltissimo l'occupazione dei lavoratori che trasferiscono la loro residenza fuori dal comune di Milano per venire a lavorare a Milano, quindi bisogna andare in un'ottica più partecipativa, più sociale, bisogna fare in modo di costruire delle nuove case che possano essere anche ad equo canone, comunque sia utilizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori. Perché il settore sta cambiando, la città sta cambiando in maniera molto evidente, sta diventando sempre più una città per pochi, e questo non va bene perché rischiamo di rimanere senza i lavoratori e lavoratrici residenti nel comune di Milano. Secondo me la prima cosa da fare è lavorare sul tema degli affitti, perché bisogna abbassare, cercare di calmierare il costo degli affitti in modo tale che la città possa essere più appetibile alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati e alle pensionate, perché abbiamo una difficoltà abitativa da questo punto di vista. Noi crediamo, abbiamo fatto una proposta molto concreta, l'istituzione di un fondo di garanzia pubblico a garanzia della proprietà indivisa. Oggi c'è la possibilità di dare immediatamente una risposta al problema della casa con l'istituzione di un fondo che consenta alle cooperative a proprietà indivisa di edificare e di dare alle lavoratrici e lavoratori case con un canone accessibile, e questa cosa ci darebbe la possibilità di aumentare i salari che oggi vengono erosi da mutui e affitti per il 30-40%. È una proposta che avete già fatta al Comune, come è stata accolta? È una proposta che il 19 di luglio abbiamo rifatto pubblicamente, l'assessore Bardelli la sta prendendo in considerazione. È evidente che è un tema, come oggi lo dimostra questo dibattito, che va affrontato in sinergia fra il piano di governo del territorio, che individua le aree dove edificare
case e l'assessorato alla casa. Oggi ci sono tante aree di Milano che sono per esempio destinate ad attività produttive che per loro stessa natura possono essere collocate al di fuori dell'area metropolitana. Noi dobbiamo ragionare con un'ottica di area metropolitana, perché il cambio di piano di governo del territorio di Milano ha influenza su tutto il resto dei comuni.